Una mostra coloratissima, sensoriale e giocosa che interpreta in chiave contemporanea lo spazio dell'appartamento del principe di Palazzo Reale a Milano. Codice di avviamento fantastico è l'esposizione collettiva prodotta dal comune meneghino insieme ad Alcantara, l'azienda che ha chiamato sei artisti a confrontarsi con il proprio celebre tessuto. E così, nella mostra, ispirata a Gianni Rodari e curata con la dovuta leggerezza da Davide Quadro e Massimo Torrigiani, si può esperire direttamente una nuova fruizione degli storici locali reali. Filippo Del Corno, assessore milanese alla cultura, ha parlato di un progetto che vive sui contrappunti tra i diversi lavori degli artisti. Abbiamo una dimensione corale rappresentata dal fatto che appunto gli artisti che sono coinvolti nel progetto sono più artisti, non è una personale, ma ciascuno di loro esprime una fortissima originalità, anche perché la provenienza sia anagrafica che geografica è molto diversa e questo stabilisce proprio una individualità delle voci che vanno a costituire però una tessitura corale nella proposta di questa visione del futuro e sul futuro che è contenuta in Codice Deviamento Fantastico. Le suggestioni del luogo sono state il punto di partenza per i sei artisti chiamati dal Alcantara: Aki Kondo, Michael Lin, Soundwall Collective, Lorenzo Vitturi e infine Nanda Vigo e Georgina Star. Andrea Boragno, presidente e amministratore delegato di Alcantara. Siamo compiaciuti del fatto che il materiale Alcantara diventa lo strumento attraverso cui il creativo esprime la propria creatività e del fatto che il materiale Alcantara diventi una parte, rappresenti una parte integrante del processo creativo artistico. Tra astronavi, sculture fantascientifiche, lavori che alterano la dimensione o letti sui quali vivere l'esperienza di una città. Codice di avviamento fantastico mostra il volto di un'arte contemporanea capace di stupire e divertire, senza perdere la consapevolezza di se stessa, per parlare a un pubblico il più vasto possibile, anche in virtù della gratuità della mostra, che, come hanno spiegato i curatori, nasce con dentro di sé anche un'idea di arte pubblica.